Questo programma è offerto da Palermo, svelati in retroscena sul mancato attentato ad Angelino Alfano. Montelebre, muore 19enne, richiesta l'autopsia. Villabate Ficarazzi, torna la morte e passione di Cristo in piazza. Bagheria, conferenza Risorgimento e Donna a Palazzo Cutò. Palermo, svelati in retroscena sul mancato attentato ad Alfano. L'interrogatorio del pentito Luigi Rizza, sentito a Catanzaro, ha svelato retroscene importanti sugli attentati fortunatamente annullati nel 2010 contro Angelino Alfano e alcuni giudici siciliani. Le bombe fatte scoppiare a Reggio Calabria fecero saltare il progetto di Cosa Nostra di compiere un attentato contro l'allora ministro della giustizia. Il collaboratore è stato sentito nel processo corrito abbreviato contro i tre presunti esecutori materiali degli attentati contro i magistrati di Reggio Calabria. Rizza ha riferito che nel 2009 ci fu una riunione tra le famiglie siciliane di Cosa Nostra, alla quale partecipò anche Matteo Messina Denaro. In quella circostanza fu deciso di preparare un attentato contro Angelino Alfano, accusato dalla mafia di aver inasprito il regime del 41 bis e di alcuni magistrati siciliani. In quella circostanza, ha riferito Rizza, fu dato mandato di consultare anche i boss che si trovavano detenuti. Mentre era in atto il consulto dei boss detenuti, ci fu l'esplosione della prima bomba contro la Procura Generale di Reggio Calabria e successivamente quella contro l'abitazione del Procuratore Generale Salvatore Di Landro. Il progetto criminale venne poi rinviato a causa di queste esplosioni. Montelepre, muore 19enne, richiesta l'autopsia. Angelo Maiorana, 19enne di Montelepre, è morto, probabilmente stroncato da un infarto fulminante, anche se la famiglia ha richiesto l'autopsia. Il ragazzo alle 7.30 aveva appena finito di prendere un caffè al bar con amici. Appena giunto in corso Castrense di Bella, poco lontano dal punto ristoro, ha avuto un malore e si è accasciato per terra. Poco dopo sono arrivate due ambulanze del 118 allertate da alcuni passanti, una delle quali dotata di un centro mobile di rianimazione e terapia intensiva con personale specializzato proveniente da Carini. Vani però sono stati tutti i tentativi di salvarlo, il ragazzo è deceduto. Sono subito partite le indagini dei carabinieri. Bagheria, maestro condannato a causa della sua lezione esemplare. Aveva costretto l'alunno di 7 anni ad imitare il maiale. Il professore Stefano Fiorentino, 50 anni, nella scuola elementare Cirincione di Bagheria, era stato accolto in classe con una pernacchia. Il maestro, davanti al pianto del bambino, aveva riferito che si trattava di una lezione esemplare adeguata alla gravità del gesto, ma per la Cassazione è stato un abuso dei mezzi di correzione. L'uomo, originario di Baucina, è stato adesso condannato a 2 mesi. I fatti risalgono al lontano anno 2006. Durante questi anni il bambino, ormai adolescente, non ha mai dimenticato quella lezione. Ficarazzi. Il sindaco risponde alle accuse sull'abusivismo edilizio diffuse tramite lettere anonime. Il sindaco di Ficarazzi, Paolo Martorana, respinge ogni sorta di illazione infondata affermando che, sin dal mese di maggio 2012, data del mio insediamento, è stato dato un forte impulso da parte dell'amministrazione alla lotta all'abusivismo edilizio, avendo messo in atto ben 83 provvedimenti di repressione. In particolare sono stati eseguiti ben 4 provvedimenti sull'immobile abusivo sito in Contrada De Simone.
sino ad arrivare a queste ultime quattro ordinanze firmate qualche settimana fa, come simbolo di un lavoro continuo e costante contro ogni forma di illegalità. Il cambio della guardia al comando dei vigili è risaputo a tutti essere stato un fatto che esula dalla vicenda in questione, in quanto lo stesso non possedeva i requisiti soggettivi del medesimo vantati, così come ribadito dal Tribunale di Palermo Sezione Lavoro con la sentenza emessa dal giudice Marino proprio nel mese corrente. Il comandante della Polizia Municipale, Filippo Oliveri, al riguardo afferma: insediatomi il 12 settembre 2013 a distanza di 15 giorni, ho proceduto ad un sequestro congiuntamente all'Arma dei Carabinieri in accordo al comandante Roberto Chilla sull'immobile ubicato in Contrada De Simone. Mi adoperavo a trasmettere immediatamente in procura l'ennesima violazione dei sigilli, chiedendo al pubblico ministero l'autorizzazione per procedere allo sgombero coattivo del suddetto immobile abusivo. Trovo infondate le accuse mosse al comando di polizia municipale da me diretto, in quanto è cosa manifesta a tutti l'impegno del nostro operato al fine di reprimere ogni forma di illegalità coadiuvando l'amministrazione comunale. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Miss Il Mary, aggressione premeditata? Il tentato omicidio di Miss Il Mary del 22 potrebbe essere stato premeditato. Si complica la posizione del 70enne arrestato a Miss Il Mary per il tentato omicidio della 72enne vicina di casa. Sebbene sia evidente che il 70enne reo confesso sia il colpevole, non è chiaro il movente. Maggiori dettagli sulla dinamica dell'aggressione, infatti, sembrerebbe dalle ulteriori indagini che la donna sia stata colpita con più oggetti. Prima un peso da esercizio fisico, tipo manubrio da un chilo, e poi da una casseruola in rame, trovata nella cucina della vittima. Il peso da un chilo è però di proprietà dell'aggressore, che presumibilmente lo aveva addosso quando è entrato a casa della donna chiedendo un'aspirina. L'anziano dovrà quindi spiegare perché avesse con sé questo oggetto. Ulteriori immagini sono in corso da parte dei carabinieri di Miss Il Mary e della procura di Termini Imerese. Bagheria, operazione Argo. Con la delibera numero 35 del 18 marzo del 2014, l'amministrazione comunale di Bagheria si è costituita parte civile nel procedimento relativo all'operazione Argo del 2013, a carico di imputati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e altro connessi nel territorio di Bagheria. Il centro di studi Pio La Torre si costituirà parte civile nello stesso procedimento, mettendo a disposizione assistenza legale a singoli enti ed associazioni per la costituzione di parte civile nei procedimenti di mafia ed estorsioni nella persona dell'avvocato Ettore Barcellona, in qualità di legale di fiducia del centro studi, nel procedimento penale che opererà anche in favore del comune di Bagheria, e nulla avrà a pretendere dal comune a nessun titolo per l'espletamento dell'incarico. L'assistenza legale prestata dal centro Pio La Torre è integralmente a carico del fondo di solidarietà previsto dalla legge numero 512 del 99, come modificata dalla legge 94 del 2009. Per questo motivo nessun impegno di spesa è richiesto all'amministrazione, né a titolo di acconto né come saldo. L'intento del comune è di ottenere il risarcimento dei danni materiali e non diretti e indiretti subiti in relazione ai fatti, come si legge testualmente nella delibera. Infatti, l'immagine della nostra città è stata notevolmente danneggiata e anche gli interessi della città nella sua collettività sono stati penalizzati a seguito della cosiddetta operazione Argo. Palermo, tram 3, abolire il semaforo di via Pollaci. Si è svolto ieri mattina l'incontro tra l'ufficio traffico della quarta circoscrizione e una delegazione di mobilità a Palermo
per avanzare la proposta di abolire il semaforo di via Pollaci e rendere il traffico più fluido nell'asse ponte Corso Calatafimi Viale Regione. In previsione dei lavori della linea tranviaria 3 che porta dal CEP a proseguire il suo tratto in comune con la linea 2 lungo la via Leonardo da Vinci per poi immettersi lungo le corsie laterali della circonvallazione per entrambi i sensi di marcia, si è pensato di avanzare una proposta alternativa. Fanno sapere Silvio Moncada, Sereno Potenza e Nino Tuzzolino e Frasano Cipri, presidente e consigliere della quarta circoscrizione, per ridurre in tal modo i tempi di attesa ai cittadini. Il semaforo di via Pollaci verrebbe spento. L'ufficio traffico ha dato parere verbale favorevole alla proposta avanzata. Nel frattempo la quarta circoscrizione e Mobilità Palermo stanno anche studiando una proposta per migliorare la viabilità presso lo svincolo di Corso Calatafimi attraverso l'istituzione di una rotatoria. Villabate Ficarazzi, ritorna la morte e passione di Gesù Cristo. Dopo 14 anni dall'ultima edizione, il comune di Villabate ripropone l'antica tradizione villabatese, la sacra rappresentazione della morte e passione di Gesù Cristo. Tutto questo sarà possibile grazie alla direzione artistica del baritono di fama internazionale Simone Alaimo, alla collaborazione di Antonino Augusto Pitarresi e di Gaetano Martorana e all'impegno e al contributo di circa 40 villabatesi che con grande passione e amore per questa secolare tradizione stanno dedicando intere sere per le prove e saliranno sul palcoscenico martedì 15 e mercoledì 16 aprile in Piazza della Regione. Anche a Ficarazzi si svolgerà la Via Crucis il 12 aprile. Ieri sera, infatti, Canale 8 ha dedicato a questo evento uno special. La direzione artistica è affidata a Franco Bellanca dell'Associazione Stella Cometa e Padre Salvatore La Sala. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Monreale, affinità slave. Oggi 27 marzo, appuntamento alle 18.30 a Palazzo Arcivescovile per la presentazione del testo Ad erudiedam fidelium plebem, che affronta uno studio sulle affinità fra i mosaici del Duomo di Monreale e alcuni testi scrittuali paleoslavi. Autrice la docente di filosofia slava all'Università di Palermo, Alda Giambelluca Kosova. L'evento è promosso dalla Diocesi di Monreale e dal Centro Cammarata di San Cataldo ed è stato organizzato dall'arciprete della cattedrale, Don Nicola Gaglio. Introdurrà i lavori l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, moderatore Padre Antonio Pilleri Bruno. Il libro testimonia l'importanza del tempo monrealese nel lavoro della studiosa. Palermo, presentazione di EOS Magazine. Ieri, martedì 25 marzo, l'entusiasmante Jenny Lombardo ha presentato e moderato in una gremita sala dell'Università Pegaso di Palermo la prima edizione di EOS Magazine. Durante la serata sono stati esposti attraverso performance artistiche gli obiettivi del relativo progetto di comunicazione a firma di Maria Castello e promosso da Toni Martorana, che intende rilanciare lo sviluppo dell'economia attraverso la rivalutazione culturale del territorio siciliano.
Presenti in sala molte aziende che hanno sostenuto e condiviso l'idea di ripartire dal rilancio culturale per auspicare una nuova epoca di benessere sociale. Ad aprire l'evento una suggestiva coreografia di Giussi Sole ispirata all'opera La Cavalleria Rusticana di Mascagni, sui versi di Questa Terra, letta da Gaetano Martorana, poesia di Maria Castello che ha così voluto rappresentare l'anima della Sicilia. Testimonial d'eccezione l'artista siracusano Adonà, cantante lirico con la rarissima voce di soprano. L'atteso ospite ha affascinato i presenti con il suo avvincente excursus artistico, nonché con la sua travolgente quanto profonda visione della promozione dell'arte del territorio. Interessante la ricerca della memoria storica esposta dall'architetto Michele Ducato, che ha delineato la funzione fondamentale delle tradizioni siciliane ripercorrendo il vissuto artistico della sua famiglia, considerata dagli storici tra le più importanti scuole di pittura di Carri. La serata è stata arricchita da letture teatrali eseguite dall'attore Gaetano Martorana e dall'attrice Lina Graditi. Particolarmente toccante è stato l'omaggio a Mimma Lupo, protagonista del libro La mamma dei carabinieri di Alessio Puleo. La sentita interpretazione dei due artisti ha emozionato la platea, avvinta dalla commovente e reale vicenda di questa straordinaria donna palermitana. Ad impreziosire la lettura la struggente coreografia Mimma a cura di Teresa Sole. Le danze sono state seguite dalle bravissime allieve della Scuola d'Arte Spazio Danza Club, fortemente volute da Maria Castello per simboleggiare l'impegno artistico delle giovani generazioni come segno di una futura crescita socioculturale. La cronaca dell'intera manifestazione è stata raccontata da Rino Anfuso ai microfoni di Radio Inside, diversi collegamenti telefonici in diretta con i protagonisti della serata. Accesi applausi e standing ovation finale per l'esibizione di Adonà che ha interpretato un'appassionata O mio babbino caro di Puccini. Monreale, cerimonia di apertura della nuova sede della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La nuova sede della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri sarà inaugurata venerdì 28 marzo alle 17 in piazza Guglielmo a Monreale. Il comune ha concesso all'associazione i locali all'ingresso di all'antivilla comunale. La sezione è intitolata in onore di Domenico Intravaglia, vittima di Nassiria. All'evento parteciperanno l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Pennisi, per la benedizione dei locali, l'amministrazione comunale ed il personale dell'arma in servizio. Dopo la manifestazione in piazza si esibirà la fanfara del Battiglione Sicilia. Bagheria, conferenza Risorgimento e donne a Palazzo Cutò. Si svolgerà sabato 29 marzo 2014 a Palazzo Aragona Cutò alle ore 16:30 la conferenza dal titolo Risorgimento e donne. L'evento, che è organizzato dalla sede di Bagheria di Sicilia Antica e patrocinato dal comune di Bagheria, si aprirà con le presentazioni a cura del presidente di Sicilia Antica di Bagheria, Maria Giammarresi, da Alfonso Locascio della presentazione regionale Sicilia Antica. Relazioneranno lo storico Francesco Michele Stabile e Rosanna Balistreri. L'ingresso è gratuito. Questo programma è stato offerto da giornata, carissimi affezionati ad ilmeteo.it, previsioni per venerdì 28 marzo 2014. Persefone si allontana verso est e al suo seguito venti da nord e nord-ovest iniziano a pulire i cieli su gran parte delle regioni del nord e del centro. Ecco il dettaglio: al nord torna il cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte delle regioni, qualche nube in più e associata a qualche piovasco potrà interessare ancora la bassa Romagna. Al centro bel tempo in Sardegna e sulle regioni tirreniche, ancora molte nubi sui versanti adriatici con piogge sparse localmente alternate a delle schierite. Migliora ovunque entro sera, al sud molto nuvoloso con piogge locali temporali sulle coste tirreniche della Calabria e piogge anche in Campania. Vedete nel pomeriggio precipitazioni sparse alternate a schierite anche sul resto delle regioni, ma migliora ovunque entro sera. La neve cadrà debole sugli Appennini oltre i 1300-1600 metri.
metri, venti che iniziano a soffiare dai quadranti nord-occidentali su tutti i nostri mari, minime che non subiscono variazioni e saranno comprese tra i 5 e gli 11 gradi su tutte le regioni. Di giorno avremo temperature più miti, 16-20 gradi al nord, 13-19 gradi al centro e fino a 10-17 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questa previsione vi invito caldamente a visitare il nostro sito ilmeteo.it, ma fatemi il piacere, diffidate dalle brutte imitazioni. Ciao!